Next gen. Next gen. Sì, parliamo di next gen. Next gen. Sì, sì. Ma non di... di PS5. Guarda. Di PS5. Guarda. Su PS5. PS5. Next gen. Hey, Xbox Series X will lead us into the future of console gaming. Sinceramente, voi cosa avete deciso per la prossima gen? PS5, Xbox, RTX 3080, una bella AMD per risparmiare e avere il ray tracing? Cosa avete deciso? Cosa? Veramente... ve lo chiedo perché io non ho la più pallida idea, ho parecchi dubbi sulla next gen. Come posso dire una parola friendly che non mi offenda? Quella ameba immonda, disumana, oscena, squallida di Suka Mike pensa che io sono Boxaro, ma in verità io, come ben avete capito da tutti i video, non sono Boxaro, ma per lo più sono tendente al PC gamer, ma valuto sempre il miglior modo di videogiocare a tutto qualità-prezzo. Quello è il mio obiettivo e dovrebbe essere l'obiettivo di qualsiasi essere umano nel capitalismo. Spendere poco e avere la massima qualità. Quindi il mio obiettivo quando nel gaming è qualità-prezzo. E io, quindi in questa gen, parlando di qualità-prezzo, mi trovo veramente nei guai. Non so cosa scegliere. Ci sono i servizi in streaming, c'è la PS5, c'è l'Xbox, uscirà Switch Pro con ray tracing e 1080p. Ci sono un sacco di possibilità e io sinceramente non ho ancora avuto la possibilità di scegliere e di capire. Però vi posso dire dove attualmente, oggi, in questo giorno piovoso di ottobre, dove pende la ciola. Non quello che pensate voi. La mia scelta per la next gen è il cloud gaming. Io mi sto interessando parecchio al cloud gaming perché veramente lo trovo appetibile. Trovo la modalità per giocare al meglio qualità-prezzo. Sì, avete capito bene. Questa generazione non mi interessa né farmi un nuovo PC né una nuova console. Io mi sono comprato in questa generazione e ho giocato con Wii U. Lo so bene. E per questo Nintendo non avrà mai più i miei soldi. Mai più! Mario, va... Mai! Mai! Va bene! Va bene, no. Ho giocato, soprattutto ho giocato su un PC con la GTX 970, una configurazione di un i5 quad core senza scheda video integrata, proprio il classico PC perfetto per quello che non vuole spendere tanto e vuole avere le massime prestazioni. Ah, ed era tutto marchiato Gigabyte, ovviamente. Quindi, dal mio bel gamer tirchio quale sono, ho scelto questa generazione il PC. E ho fatto scelta più che giusta, perché su PC sono uscite tutte le esclusive Xbox, tutte le esclusive PS4, esclusive console, e tutte le esclusive PC e anche alcune esclusive mobile. Ah, ho affiancato anche il mobile in questa generazione. Ho giocato a un sacco di titoli mobile validi, non quelle cagate di Candy Crush, proprio dei titoli validissimi. Non mi va di ricomprare una scheda video, di continuare a stare su PC, perché comunque dovrei fare una spesa di 1000 euro. E sinceramente, io per lavoro con il mio PC attualmente, finché non si rompe, ci vado da Dio ancora. Non ho ancora l'esigenza di dover cambiare quel PC, anzi. Mai avuto un PC così performante in vita mia. Però, d'altro canto, ho dei titoli che stanno cominciando a non girare bene, o girano a cazzo di cane. E sto parlando di Control e Final Fantasy XV. Che hanno un modo di girare osceno. Gli FPS sono ballerini e tanto molto altro non mi piace di come sono ottimizzati a col culo questi giochi. E purtroppo molti giochi che stanno uscendo in questa generazione sono tutti così, ottimizzati col culo. Quindi in questa generazione è un obbligo comprare quasi le console. Vedendo le informazioni che stanno uscendo, che i primi videogiochi che usciranno saranno programmati con il culo sulle nuove console, mi sta facendo dubitare della vera qualità della nuova generazione e soprattutto veramente Microsoft riuscirà a garantire i 4K ray tracing 60 fps come promesso. Sappiamo bene tutti la verità. Prima dell'uscita delle console si dicono puttanate. Xbox One X, the most powerful console ever made. Ricordiamo Sony PlayStation 3 con i suoi 2 teraflops e 120 fps. Quindi io comincio ad avere sempre più dubbi che in questa generazione si giocherà bene. Questa generazione
attuale di console è stata la generazione dei compromessi, tanto che avete dovuto comprare One X e PS4 Pro per giocare al meglio dei titoli che in teoria dovevano funzionare bene sulle console lisce. Io ho il terrore che questa nuova gen si ritorni ad avere questo problema dei compromessi tra la potenza del PC e la funzionalità delle console. E sinceramente questo a me spaventa parecchio. Però ieri ho detto, perché non diamo una chance di nuovo a GeForce Now? Ho preso GeForce Now, l'ho avviato. Ok, essendo io gratis, giocando gratis, ho la punizione dei 10 minuti. Senza, se dovessi pagare 5 euro al mese, avrei l'ingresso diretto all'interno del gioco. Ovviamente ho usato il gioco che più mi fa cagare come gira su PC. E sto parlando proprio di Control. Quel gioco di Remedy, che sappiamo i Remedy faranno grandi giochi ma li ottimizzano col culo. Giocando a GeForce Now mi è sembrato di tornare negli anni 90. Cazzo! Cioè, ho spento gioca, a parte i 10 minuti di punizione, stavo direttamente nel gioco, indolore è stato l'avvio. Un caricamento di controllo sulla mia GTX 970 con 16 GB di RAM, cazzi e mazzi, un buon PC. Impiega 30 secondi l'avvio. 30 fottuti secondi per avviarsi Control. Per me non è umano una cosa del genere. Cioè, veramente, che cazzo siamo tornati a PlayStation 1? Invece con GeForce Now, Control impiega 15 fottuti secondi. E poi il titolo messo al massimo, cazzo, sì cazzo, messo al massimo mi gira fluido, bello e divertente. Tanto che io la boss fight che ho perso un sacco di volte proprio perché il gioco si frizzava ogni 2x3, l'ho sconfitto in pochi secondi. Cazzo che bello giocare a Control su GeForce Now. E veramente sono tentatissimo di farmi lo streaming nella prossima generazione. Perché se ci pensiamo è una buona soluzione, a patto che hai la connessione. Sì, l'unico peccato è che devi avere la connessione, ma per ora ho sperimentato xCloud e GeForce Now e posso dire che, cioè, li ho testati tutti, però vi posso dire che GeForce Now e xCloud sono i migliori metodi per giocare in streaming. Veramente c'è una qualità pazzesca. Sì, ci sono i limiti della compressione, ma dello streaming video, ma non danno così fastidio come quella porcata di PS Now. Quindi tanta roba, cioè veramente tanta roba. Non ho mai giocato così bene, manco con la Steam Link io gioco così bene. Devo dire che GeForce Now, tanta roba, tanta roba. È stato veramente di possedere un PC di fascia alta. E il gioco che gli ho giocati, anche quello Switch, tra un gioco e l'altro, bello, indolore, esci, stai direttamente alla schermata, riavvii un altro gioco e riparte un altro gioco, cioè veramente tanta roba, tanta ma tanta roba. E soprattutto puoi tenere in avvio un più giochi, quindi veramente puoi crearti anche una specie di quick resume come su Xbox. Veramente la modalità streaming, il gioco in streaming mi sta parecchio intrigando, parecchio parecchio intrigando, devo dire la verità. Quindi io forse in una next gen, per ora la mia idea è che mi farò una console streaming. Devo solo scegliere quale, tra Nvidia Shield TV, Fire Stick TV e quant'altro. Il Game Pass, il problema è che Microsoft è puttana, perché rimane sempre una puttana Microsoft, perché purtroppo per farti Game Pass Ultimate devi possedere una console. Nel senso, non sei obbligato a possedere una console, però ti trovi a pagare 15 euro al mese senza poter usufruire del catalogo console. La trovo una spesa un po' esagerata solo per la piattaforma streaming. Poi bisogna vedere se anche il lato di piattaforma streaming, finito questo periodo di prova, i prezzi diventeranno similari, si potrà valutare. Quindi in teoria Microsoft rimane la cosa migliore, a patto di comprarsi una console. Quindi anche in quel caso, boh, cosa mi prendo? Se mi confermasse che giri GeForce Now, Steam, Amazon Luna, Stadia, qualsiasi altra cosa, mi conferma che gira sulla sua piattaforma, ma dubito, perché Microsoft sono i suoi competitor. È più probabile vedere videogiochi della Sony girare su Xbox che non un servizio in streaming alternativo a Game Pass. Quindi, vedremo come si evolve la situazione. Vedremo come riusciranno a sviluppare i titoli su console le aziende. Vedremo.
Vedremo, vedremo. Sinceramente questa è solo una mia opinione. Attualmente io voglio lo streaming, però non è detto che la mia opinione rimanga così. Solo i cretini rimangono nella stessa opinione. Anche perché i cinesi ci stanno dimostrando che non serve a un cazzo la potenza di calcolo, servono dei buoni motori di gioco. E lo stiamo vedendo con Genshin Impact e Bright Memory basato su Unreal 5. Per chi non lo sa, questi titoli hanno la stessa qualità visiva sia se girano su Android sia su PC e console. Non vedo nessuna differenza. Sì, ci possono essere dei compromessi, ma sinceramente, guardate voi Bright Memory. Vi sembra tanto diverso giocato su cellulare e giocato su PC? Così Genshin Impact. Vedremo. Se il mondo del futuro è cinese, forse le console avranno un senso di esistere. Ma ad oggi, con gli sviluppatori che sviluppano, come se fossero a casa loro, che lasciano tutto in disordine e riempiono spazio di memoria delle vostre console inutilmente, la vedo dura che le console possono essere utili. Fatemi sapere nei commenti le vostre opinioni. Chumbawamba, alla prossima. Suka Mike, Suka Mike, Suka Mike.